Amiche ed amici di Serie C TV, ospitata sulla piattaforma Eleven Sports, buonasera da Federico Botti e benvenuti allo stadio Giuseppe Volchini in Crema per la 13ª giornata del Girone A della Serie C 2019-2020. Si affrontano Pergolettese e Monza. La palla è un po' lunga, ci può arrivare il numero 7, riesce a superare in velocità Marconi, entra in area di rigore, Ciccone, arriva da dietro Franchi che va in porta! La manna, devia, calcio d'angolo, il primo della partita, si scambia. Respinta, attenzione qui subito il Monza prova ad andare in verticale con Finotto. Finotto può puntare l'area di rigore in velocità, ce l'ha sul mancino, va in porta! Ghidotti, impresa sicura, primo squillo però anche per il Monza. Monza, Armellino. Da questa parte prova ad arrivare Sampirisi, il pallone non è precisissimo, allunga la falcata, il numero 31, davanti a lui ora c'è Colì, destro in mezzo, la palla che attraversa tutta l'area di rigore. Verticalizza Iocolano su Finotto che prova a mettere un pallone in mezzo, sul secondo palo c'è Derrico e rischia l'autogol. Mucchetti è molto bravo, impresa bassa. Molto bravo a difendersi da Bakayoko, prende anche qualche calcio nel numero 9, c'è la regola del vantaggio, può puntare allora il Monza con Derrico che prova ad andare dentro, si appoggia poi a Finotto, può andare con il destro sul primo palo, la palla è larga di pochi. La palla non è di nessuno, ora è di Brighenti che può andare addirittura in porta, carica il destro, la palla è larga alla sinistra di Simone Ghidotti che sembrava in controllo anche in questo. Va Iocolano con il destro, la palla in mezzo, il colpo di testa, alto di pochissimo. Altra ottima occasione per il numero 9, apre per Derrico, uno contro uno di Derrico con Mucchetti, entra in area di rigore il numero 10, se la porta sul destro, può andare al tiro, poi rientra sul sinistro, Derrico, la palla è deviata, rimane lì, Colì allontana di testa, che occasione per il Monza. Brighenti, si gira il numero 9, apre per Derrico, uno contro uno di Derrico con Mucchetti, entra in area di rigore il numero 10, se la porta sul destro, può andare al tiro, poi rientra sul sinistro, Derrico, la palla è deviata, rimane lì, Colì allontana di testa, che occasione per il Monza. Ci avviciniamo alla fine del primo tempo, mette il pallone in mezzo, Iocolano, Ghidotti non trattiene, la palla è buona, appoggiata poi fuori da Fossati, può andare in porta Fossati con il destro, la palla è alta di pochissimo. Statistico che anche in questo caso non lascia ben sperare la Pergolettese, mentre qui attacca il Monza, Iocolano sulla destra, prova a mettere il pallone in mezzo, la palla è buona! E di testa, da pochi passi, ottima occasione per il Monza. Sampirisi si appoggia su Derrico che alza la testa, Derrico per Armellino, sulla destra ce l'è per Armellino, converge, va in porta con il mancino e la palla è larga che arriva ora. Ciccone lascia per Franchi che va direttamente in porta e la manna si rifugia in calcio d'angolo. Parte il suo mancino, la palla è buona sul primo palo, la manna! Che riflesso di la manna, non è finita però Villa! Va da Franchi, può andare al traversone con il mancino, lo mette in mezzo, la palla poi è buona per Agnelli! Agnelli la scodella dentro, dove c'è Ferrari, forse in offside, sì. Posizione. Serve ancora Iocolano, dialogano i due, Iocolano ce l'ha sul destro, può andare in porta! Simone Iocolano! Il Monza in vantaggio al 20° della ripresa, cade il muro della Pergolettese, da fuori, a giro, di destro, la sblocca, Iocolano, Pergolettese 0, Monza 1. Tocca per Derrico. Sarà sul mancino, Derrico può convergere, va dentro l'area di rigore, percussione di Derrico, uno contro tutti, Derrico con il destro! E che gol di Andrea Derrico! Raddoppia il Monza, Pergolettese 0, Monza 2, slalom speciale di Andrea Derrico. Può spingere un'altra azione offensiva per il Monza con Marchi, che ora è a tu per tu con Ghidotti, prova il tiro in porta, diagonale larga. Ce l'ha sul destro il numero 20, va da Franchi, si gira, prova il suggerimento in mezzo, buono per Ferrari, la manna! Mette in calcio d'angolo, era tutto buono! Va invece con il destro Derrico, Ghidotti sicuro, impresa! Largo! E finisce qui, arriva adesso il triplice fischio del signor Gualtieri di Asti, Pergolettese 0, Monza 2, la decidono le reti al 65° e al 78° di Iocolano e Derrico. Finisce qui dunque questa testa coda della 13ª giornata del Girone A che vede uscire...